L'Aquila 1927 ha i nastri di partenza per questa nuova stagione e stamattina, presso Palazzo Margherita, il sodalizio rosso-blu ha presentato rosa e staffa alla cittadinanza. Oltre ai tifosi, presenti le istituzioni cittadine e regionali, con il sindaco Pierluigi Biondi a fare gli onori di casa. Sarò sugli spalti, ho rinnovato l'abbonamento come di consueto e saremo vicini alla società per tutto ciò che è importante, che è significativo, a partire dalla culla del tifo aquilano, dallo stadio Gran Sasso e dalla Concia, su cui come è noto c'è uno stanziamento da circa 10 milioni di euro e i lavori stanno per partire e tra un anno e mezzo potremo salutare uno stadio ancora più funzionale e un'area ancora più accogliente. Il presidente Mario Russo, dal canto suo, non vuole assolutamente nascondersi, consapevole di avere allestito una compagine di valore che però avrà tante avversarie pronte a vendere cara la pelle, a cominciare dalla Civitanovese, primo ostacolo nella prima di campionato. No, noi in questo momento pensiamo di essere al completo, aspettiamo che qualche elemento che è arrivato in corso d'opera raggiunga il top della condizione e questo avverrà ovviamente con il passare delle settimane, con il giocare, ma ovviamente non voglio rubare il mestiere al mister e allo staff, sta a loro gestire quella che noi riteniamo essere in questo momento una rosa di qualità. Poi stiamo sempre pronti, come ho detto abbiamo tutti una voglia di raggiungere un obiettivo importante, per cui se ci dovessero essere delle criticità o delle necessità in corso d'opera faremo di tutto per cercare di coprire tutte le falle che dovessero venire durante la stagione. Dovremo cercare di essere bravi a vincere non soltanto in campo, dove i ragazzi sono sicuro che daranno il massimo, ma anche fuori, creando la giusta sinergia con le istituzioni, con i tifosi, con la società. È chiaro, tre punti sono sempre tre punti, a settembre e a marzo, quindi non ci possiamo permettere passi falsi al di là della condizione, al di là del caldo, al di là di tutte le giustificazioni che possiamo avere. Speriamo di partire con il piede giusto da subito.